Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta un altro uragano, stavolta si chiama Lorenzo, quindi ogni volta un nome nuovo. In effetti Lorenzo è già di categoria 1, quindi è un uragano già di categoria 1. È previsto che arrivi a 3 o addirittura a 5. In effetti l'unica cosa strana di questo uragano, ragazzi, è che si è formato proprio sul Pacifico, quindi in effetti colpirà, diciamo, la maggior parte si dirigerà verso le Isole Azzorre, quindi vicino al Portogallo, quindi diciamo che la prossima settimana si piegherà verso nord, quindi automaticamente, diciamo, colpirà l'Irlanda e la Gran Bretagna, quindi quasi al 100%, ragazzi, avrà un'influenza anche sulle disposizioni bariche dell'Europa, quindi anche in Italia sicuramente avrà qualche suo impatto in effetti, quindi sarà molto vicino all'Europa, in effetti dopo le Isole Azzorre si avvicinerà molto a Portogallo e quindi automaticamente non è che arriva in Italia, però la sua forza, la sua tempesta farà in modo che farà spostare tutti, diciamo, i modelli meteo come sono ora. Quindi, in effetti, se fra una settimana avevano visto, che ne so, sole, cambierà tutto. In effetti, la previsione meteo che è stata data per la prossima settimana, la previsione, può essere tutta falsata perché Lorenzo muoverà un po' tutta la situazione meteo, quindi influenzerà anche l'Italia caratterialmente nella figura barica dell'Europa, quindi in effetti avrà, diciamo, una conseguenza anche sull'Italia e sul resto dell'Europa. Quindi non si sa di preciso dove andrà con la sua traiettoria, anche se è probabile, come sta andando, che colpirà le Isole Azzorre e poi si sposterà verso nord, quindi verso l'Irlanda e la Gran Bretagna. Quindi automaticamente, ragazzi, siccome sarà di quarta o quinta categoria, influenzerà il clima dell'Europa in effetti. Quindi, come ho detto io, se doveva stare sole, forse ci sarà la pioggia o il contrario, quindi poi dipenderà, ma al 100% porterà maltempo sull'Italia in effetti, quindi se la prossima settimana era stato dato, che ne so, tempo soleggiato, con questo uragano che entra, diciamo, in Europa, anche perché si è formato già nell'Oceano Pacifico, quindi non sull'Atlantico, quindi già sta sull'Europa in effetti, quindi diciamo che colpirà le Isole Azzorre che stanno proprio di fronte al Portogallo, poi si avvicinerà a Portogallo e salirà per, diciamo, Irlanda e Gran Bretagna, diciamo questa è la traiettoria, quindi diciamo ragazzi che come, diciamo, come Lisa nel 2010, come Isaac nel 2000 e come Jen nel 98, come gli uragani che sono passati da queste parti qui. In effetti questo è molto grande come estensione, quindi è bello grosso grosso, ha una larghezza più grande di Dorian e di Umberto, se vi ricordate, i due che sono già passati e andati via. Quindi diciamo che ora Lorenzo è un uragano di categoria 1, può diventare categoria 5. La cosa più strana è che si è formato già nell'oceano, sul Pacifico che sull'Atlantico, quindi già sta in Europa, si può dire, perché le isole del Portogallo, le Isole Azzorre, fanno parte del Portogallo, in effetti stanno di fronte al Portogallo, quindi stanno in Europa, quindi già sta, diciamo, concentrandosi sull'Europa, quindi in effetti, come dicono pure i climatologi, questo qua troverà la forza giusta perché l'acqua è molto calda ancora e quindi ci sta un ambiente favorevole, quindi
può innescare ancora più forte la cosa, perché dove viene, cioè in Europa, l'acqua è ancora calda e quindi è un suo favore. In effetti, gli uragani, più l'acqua è calda, più energia sviluppano. Quindi hanno detto che questa tempesta potrebbe diventare maggiore dal dato di fatto che ci sta un ambiente favorevole. Quindi figuratevi. Va bene ragazzi, per ora diciamo che sta puntando sulle Isole Azzorre, poi dopo si vedrà e vedremo dove andrà a finire quest'altro uragano. Quindi questo come regola il quinto della stagione in corso degli uragani atlantici, attesa a diventare una categoria 5, quindi maggiore. Speriamo bene che non credo che possa arrivare diciamo in Italia, però può portare, diciamo, la sua scia, questo sì. In effetti potrà portare maltempo, vabbè, ma è quello che vogliamo, affinare un po' di maltempo. Quindi non è che andrebbe tanto male, in effetti. Quindi ci rinfreschiamo un po'. Tanto a colpire l'Italia non la può colpire, anche perché ci sta il Portogallo e poi tende a salire. Quello che potrà arrivare qua sarà i suoi venti, la sua pioggia, queste cose qua, ma non lui proprio. Quindi in effetti lui tenderà a salire in Irlanda, in Gran Bretagna. Ciao, avvocate. Quindi state accorti, mo ci sta Lorenzo, si chiama questo, quindi fai attenzione. Carivi in Friuli Venezia Giulia, sia. Quindi diciamo ragazzi che io sto giù, sta vicino a Portogallo più o meno, sopra Portogallo, quindi prende prima il nord Italia, non a me. Vabbè, stanotte già ha fatto il catandacco, quindi ma un po' d'acqua in più non cambia nulla. Va bene. Brava. Lì da te che tempo fa sta piovendo, no? Qua stanotte la verità ha fatto tanta acqua, stamattina si sta proprio fresco fresco, sole. No, qua stavolta no, stavolta qua stiamo freschi proprio. Il tempo è proprio nuvoloso nuvoloso, però la pioggia si è fermata, però il fresco è rimasto, meno male. Ma magari questo è già un dato di fatto. Sì. Faceva freddino, già l'ho messo da un paio di giorni. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo con un'altra notizia. E quindi attenzione a Lorenzo, comandami si nome a chi sto, mo. Non so perché mettono nomi, boh, così, Lorenzo, Umberto, Dorian, boh. Ciao, avvocate, ciao.